Lei mi sta dicendo che quel puntino microscopico che vedo dentro la mia pancia è mio figlio. Le ho dato una bella notizia, eh? Sì, grazie. Bene, le raccomando di seguire un'alimentazione adeguata per poter eliminare, insomma... Io non voglio eliminare proprio niente, è la cosa più bella che mi sia successa nella vita, sono così contenta, vorrei poterlo tenere dentro. No, io preferisco la moneta. Ma di che denaro parla? Ho un bambino dentro di me, io odio il capitalismo, è possibile che non si renda conto di quello che conta veramente nella vita? Suo padre sarà contento. Oh, il padre, potrei parlarne per ore, bellissimo, è un conte, lo sa, un conte viaggiatore che vola... Ho detto viaggiatore? Massimo, il mio conte sta partendo, lo devo fermare prima che sia troppo tardi. No, signorina, aspetti. Aspettami. Dimentica questa, tenga. Che c'è? La sua ecografia, ecco. E mi raccomando, ma è leggero. Oh, la prima foto del mio bambino, ma guardi che cos'è, grazie, devo scappare, mi scusi. Sii attenta. Arrivederci. Allora, racconta come state, che succede? Che è successo? È la moneta più bella che ho visto in tutta la vita. Cosa? Sì, ora devo andare. Ma dove vai? A fermare un aereo. A fermare che? Maria, per favore, è una pazzia quello che stai dicendo. Una pazzia è quello che fai tu. E ora ne paghi le conseguenze, non vedrai mai mio figlio. Maria, aspetta, per favore, ferma. Dove te ne vai così? Non sei nelle condizioni di arrabbiarti. E se cadi, se ti fai male, devi prenderti cura di nostro figlio. No, sbagli, ora è mio figlio, quindi faccio quello che voglio. E se dovesse accadergli qualcosa, non lo saprei Maria, mai. Maria, non correre, non correre! Allora lasciami stare. A meno che tu non abbia qualcosa di intelligente da dirmi, ma non credo proprio. Grazie alle lettere che hai trovato, li faremo lasciare. Certo, lettere della discordia. Bene, il piano è questo. Quando la servetta si accorgerà di aspettare un bambino, le faremo credere che il suo bello vuole lasciarlo per l'ex. La terza incomoda. Sta zitto, stupido. Avrà sì, certo, ben poco di cui essere felice, la povera sguattera. Perfetto. Ora non ci resta che modificare le lettere. Sì. Io, lo faccio io. Lo so fare, giuro. Ma che cosa dici, Bonilla, se scrivi come un bambino di 5 anni? Come ogni bravo medico. Insomma, finitela di battibeccare, fate come volete. Basta che modifichiate quelle lettere, cambiate busta e date, rammolliti. Rosita, che fai? Ah? Che faccia cosa? Beh, hai detto rammolliti, con chi parlavi? Non potete capire, mi stavano prendendo in giro. Ah, ma lei da dove viene? Non si capisce niente, quando parla è tutta strana. No, lasciali perdere, allora, vieni con noi che stiamo facendo il mio cartone preferito. Ti piacerà, sono sicura, è una bellissima storia di orsetti. Davvero? Sì, certo, aspetta e vedrai, ti piacerà. Che bello. Signorina Roberta, guardate, sarebbe arrivato il dottor Greenberg. L'aspetta di là in sotto. Greenberg, registralo Thomas, lo guarderò dopo. Vero. Ok, ecco fatto. Massimo, che poi ieri sera vi siete divertiti. Devo fermare quell'aereo. Massimo, non partire. Scusi. Massimo! Massimo, aspetta! Aspetta un bambino. Aspetta un bambino, aspetta. Aspetta un bambino! Aspetta! Sii attenta! Sii attenta! Ah sì, è vero, hai ragione. Tutto a posto? Mi è venuta una voglia di mirtilli, di lamponi! Ah! Di ciliegie, sì! Sentia tan cercano, sentia l'estenia. Massimo! Oh, Massimo! Taxi! No, non ci credo. Che succede? Abbiamo appena bucato, mi dispiace. Amico, andiamo, così non arriviamo più. Ha finito di procedere a passo di cammello. Non sta facendo la passeggiata della domenica. Avrei fatto prima. Dica un po', hai intenzione di rispettare tutti i semafori? Ah, no. Ricorda che cosa ha detto il medico. Va bene, vada tranquillo. Lo rispetti ogni semaforo, ma prema su quel pedale. Insomma, vada piano, ma con discreta fretta. Beh, come va? Manca molto? Un secondo e ho finito. Un secondo. Intanto sì. Io però perdo l'aereo. Non aspettano mica me. Non si preoccupi. Com'è che dice quel detto? Chi va piano, va sano e va lontano. Chi va piano, va sano e va lontano. Ah, chi va piano, va sano e va lontano. Io sto perdendo l'aereo e lui che cosa dice? No, non c'è niente da fare. È più lento di una lumaca. Se continuiamo di questo passo, arriviamo l'anno prossimo. Ci sono... Mi presti il telefono? Come? No, non posso, signorina. Mi costerebbe troppo. E poi mia moglie mi ha già consumato quasi tutto il credito. No, no. Senta, lei non si rende conto. Per favore, mi ascolti. Adesso le spiego. Aspetti, siamo quasi, signore. Che cosa devo si fare? Sporca tutto, mi dica lei. Bisogno. Io non so. Grazie, lasci pure. Ecco fatto. Allora, non molti anni fa nacque una bella bambina, che sarei io, ovvio.
Va bene, signorina, tenga, chiami chi vuole, però stia zitta, d'accordo? Oh, che gentile, visto come basta poco per capirsi? Ci siamo, eh? Andiamo, allora. Tutto bene, signore? Sembra nervoso. Vado leggermente di fretta, se non l'avesse capito. Ho fatto, stia tranquillo. Perfetto, allora muoviamoci. Come può fare una cosa del genere proprio a me? Ti rendi conto? Beh, Franco, ma che cosa pretendi che faccia, poverina? Mettiti al suo posto, ci ha visto baciarci. Deve essere stato proprio un brutto colpo per lei. Dobbiamo accettare le conseguenze delle nostre ma azioni. Ma credi che sia facile per me, invece? Mi dispiace, ma dovrà accettarlo, Olivia. Parlerò con lei e con il padre. Dovranno starmi a sentire. Capisco che un festival di beneficenza non sia esattamente un gran galà, ma insomma, Nico, non si può vestire così. Non arriva una cosa abbinata all'altra, hai visto? Tu che pensi? Bisogna avere un po' di... Scusami, non ascoltavo. La verità è che questa storia di Lautaro... Ma a te non importa niente, giusto? Sai che cosa sei tu? Sei soltanto una povera pettegola. Pettegola io? Io pettegola? Sì. Ritira quello che hai detto, it's impossible. Nessuno ha mai pensato una cosa simile. Beh, io sì, e al contrario di quello che dici, non sono l'unico, garantisco. Olivia, tu la pensi come Nicolas? Che io sono una pettegola, eh? Su, parla, avanti. Scusami, Valentina, non ti stavo ascoltando, ero distratta. Beh, Roberta, lo sai come funziona. Tu parli e io ascolto, giusto? O hai intenzione di rimanere zitta? Greenberg, ascoltare, come sapere già io avrei chiamato lei per atteggiamenti strani di Roberta, perché lei aveva sì, Greta, me l'ha già spiegato per telefono, adesso però se permette... Ma certo, dottore, io allora andare subitissimamente. No? Ha parlato? No, sapere perché se Gatto avrebbe mangiato lingua di Robertina, allora io potrei raccontare Greta, lei che... Se vuole parlare, fissiamo un appuntamento anche per lei, va bene? Adesso però ci lasci soli e non torni più! Con permessa. Se ne vada! Bene, sembra che Greta abbia capito che questa è una cosa tra noi due. Allora che ne dici se parliamo? Avanti, manchi in aprire, Poccuccio, una volta per tutte! Va bene, se volete che parli, parlerò! È così grave che mi piaccia Martin. Lorenzo, chi sei tu? Lorenzo, cosa vuoi? Lorenzo! Chi è? Bonilla! Chi? Bonilla! Sta zitto, stupido! Eccoci! Ditemi cosa volete e andatevene. Vogliamo che modifichi le lettere scritte dall'ex ragazza del conte così che Flor lo lasci. Cosa? Non hai capito? Se non hai capito, affari tuoi. Cos'è questa puzza insopportabile qui dentro? Dovete lasciarmi in pace. Non voglio fare del male a nessuno, tantomeno a Flor. Già ho fatto fin troppo. Si può sapere che ti è preso di un po', ti sei esaurito. Sì, forza di fare del male, di far soffrire la gente. Se vuoi faccio venire Greta a pulire questo schifo. Andatevene di qui. Sei solo un ippispilorcio. O fai quello che ci serve o giuro che passerai il resto della tua vita al fresco. Sì. Tu hai il coraggio di ricattarmi? Non hai soldi a sufficienza per permetterti i miei servizi. E chi ha parlato di pagarti? Neanche sotto tortura, mio caro Lorenzo. Ti darei un centesimo. Perfetto, allora andatevene. Bonilla, non c'è altra scelta. Lo farai tu. Malala. Mi raccomando, eh. Malala, sai bene che calligrafia orribile ho. Non è il caso, forse. Insomma, tutta la vita a scrivere ricette illeggibili. I miei pazienti tornavano più malati di prima. E lo sai perché? Perché nessuno capiva quello che scrivevo. Che ho fatto? Vattene! Sì, ho capito, me ne vado. Arrivederci, grazie. Salve, il volo per il Crico Ragazzi. Uscita a 14. Si sbrighi perché l'aereo sta per decollare. Insomma, ancora non hai risposto. Secondo te Nicolas ha ragione? Non lo so, Valentina. Forse per lui... Beh, allora se lo sono stata, si può rimediare, no? Spero. Certo che si sta proprio bene quando non ci sono in mezzo Bonilla e Malala, non è vero? Sì. Beautiful. Sì. Dovremmo trovare il modo di liberarci di loro una volta per tutte, perché io non ce la faccio più. Sì, come no. Scusate, Olivia. Cercavo te, vorrei parlarti. Beh, vi lascio, sta iniziando la mia serie preferita. Sì, Maria, io... No, sta tranquilla, non sono venuta qui per aggredirti. Vorrei solo che tu mi capissi. Sì, io ti capisco, però insomma... Sto male, Olivia.